ha lanciato la figlia di 16 mesi dal balcone del secondo piano di una villetta di via Cozzolino a San Gennaro Vesuviano nel Napoletano e poi si è buttato giù mentre la moglie era nell'altra stanza. La bimba è morta mentre il padre, 35 anni, è gravissimo all'ospedale Cardarelli di Napoli. È accaduto in tarda mattinata. Ci ha scosso un poco tutti sicuramente, anche chi non li conosceva indubbiamente. Una famiglia, diciamo, onesta, diciamo, io lo so che sono tutti bravi. È una tragedia indescrivibile. Ci sarebbe stata una discussione ieri sera, secondo una prima ricostruzione, tra i genitori della bimba. La famiglia vive a Caserta, la villetta di San Gennaro Vesuviano, dove è accaduto il dramma, e la casa della suocera. Conosco questa famiglia, per me persone normalissime, non riesco a capire che cosa l'abbia portata a fare questo gesto. Mi fa meraviglia, fa da solo sofferenza. Un litigio tra marito e moglie avvenuto la sera prima è l'unico dato certo sulle presunte tensioni in famiglia. I due, impiegati in uno studio legale lui, dottoressa lei, erano sposati da 3 anni. Secondo quanto si è appreso, si stavano separando. Però, fatta eccezione per la lite avvenuta ieri sera, non risultano episodi violenti né denunce. Nessun membro della famiglia risulta coinvolto in problemi economici o giudiziari. L'uomo è adesso piantonato dai carabinieri in ospedale. Probabilmente sarà operato la testa, dove nella caduta si è procurato una commozione.